Eccoci qua. Lucio. Ciao Lara, buongiorno. Ciao. Oggi qua a 6 km di distanza da te c'è un sole che è Qua ci sono le bellissimo. stelle, quante cose cambiano, in 6 chilometri. Ben trovato, caro. Grazie per l'invito, grazie. Figurati, ti ho un po'. Sono onorata. Ho un po' forzato la chiacchierata, no? No, Dai, dai. no, c'è solo stato il problema di combaciare i tuoi miei impegni, Esatto. tutto qua, No, se no l'avrei esatto, fatta già da tempo. è stato un casino. Te l'ho chiesto tipo quanto? 2 mesi fa, forse tre. Qualcosina in più, sì, Però alla fine forse siamo sì. qua. Alla No, fine no. siamo qua, esatto. Dai, allora, sei stata brava alla fine. Visto? Stavo per bidonarti all'ultimo che avevo pensato, credevo fosse sabato prossimo, ho detto Dio, non ce la faccio più. C'è stata quella incomprensione. Dai, ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti, se c'è qualcuno che ci vede, ci sta Adesso seguendo. arriveranno i commenti senz'altro perché siamo in differita di qualche secondo. E che giorno è oggi? Oggi è lunedì, 5 luglio 2021, ore 2021, 21:35, chiacchierata 21:35. numero 183. 183. Me li gioco al lotto, o al Sì, non Superenalotto. so come, però prendi due tabelloni, 90 più 90. No, e grazie perché so che era un casino incastrare tutto. E ieri poi abbiamo fatto una chiacchierata per organizzare stasera, per sentire l'audio, il video, così che sicuramente è stata più lunga ieri. Una prova tecnica di mezz'ora, ma perché chiacchierare con te è veramente piacevole. E allora il tempo vola, quindi se doveva essere una chiacchierata di 3 minuti, sì, effettivamente mezz'ora. Ti ha No. salvato la spesa perché altrimenti eravamo ancora lì, eh? E Eravamo poi ancora a ero lì chiacchierare. comodamente sdraiato ancora dentro la vasca senza acqua. Però sai che mi è arrivato un messaggio che mi hanno detto: ma perché non ne fai una con l'acqua? Perché È vero, idro, è idro. no? Aspetta, Sì. quella lì è idromassaggio però. Quindi non puoi metterci il bagnoschiuma, lo sai, eh? Sì, e poi arrivo qui con le bolle. Appunto, però senza bagnoschiuma ti metti il costumino, sennò. Ma per forza, no, ma io sempre, no? Cioè, così scandaloso, no? Da te mi aspetto di tutto. Quando ci siamo conosciuti? Questo è un domandone. Ci siamo conosciuti secondo me un anno e mezzo fa, non ho guardato, non ho guardato, non ho guardato. Sicuramente grazie a Cece, cioè abbiamo degli amici in comune io e te, Sì, aspetta che io però. intanto sto facendo le prove. Ah, Vai, vai. dopo io dobbiamo raccontarla a tutti perché. Vediamo chi è più brava a fare il culo di gallina. Dopo poi quelli che vedranno la diretta o oggi o da domani poi su YouTube devono postare la propria bocca a culo di gallina. Quella migliore vincerà un servizio fotografico. Perché no? Lo fai tu. Sì, Fai tu le foto. Perfetto. certo. Bravissimo. E dicevamo, grazie a Cecce. Secondo me Cece, anche se abbiamo vari amici in comune, ma Cece è quello più vicino a noi, perché tu frequentavi decima, lui è di decima, quindi Esatto. secondo me è sicuramente almeno per quanto mi riguarda, tra tutti gli amici che abbiamo in comune, è anche la persona che conosco meglio. Se non sbaglio. Sì, anche perché degli altri in comune devo andare a vedere quali sono. Adesso ci guardo. Dai, guardaci. Dai. E così in diretta. E, ma sti capelli biondi sono sempre stati biondi? Così, mi è venuto Sì, un. allora, sempre dalla nascita, no, perché io sono castana chiara. Io Dai, sono castana chiara. smentisci che le bionde sono fuse di melone. Te lo sai quel detto? No, però non posso smentirlo. Cioè,
Non posso né confermarlo né smentirlo perché ci. No, sono le bionde naturali, quelle le bionde invece che si fanno bionde hanno un'intelligenza. Ah, beh, allora io sai che di bionde naturali, francamente, non ne conosco. Non mi viene in mente. Io Tu ne ho conosci? una o due, ho una o due, e poi posso confermare che Che sono fuori di melone. cosa? No, io ho iniziato da giovane, proprio da 16 anni forse, a farmi bionda, a schiarirli. Poi sono stata un po' di tutti i colori. Sono stata rossa, sono stata mogano, sono stata nera, verde, per sbaglio, però sono stata anche verde. Sì, sembrava un ramarro. Però sì, e poi più o meno varie tonalità di biondo, però alla fine prediligo sempre il biondo. Poi a volte magari mi scurisco un po', poi torno chiara. Abbiamo un Cambio, sacco di personaggi in comune: Mirko, Simone, Stefano, no? Mirko, Realdini, Simone Mirko, Merlini, Stefano Simone, Santachiara. vabbè, Stefano, allora, Stefano l'ho sentito oggi pomeriggio. Stefano? Te sai che io ho fatto il film per lui? Ma io l'ho visto, Corpo, ho Sì. letto il suo libro e ho visto il film. Solo che sono arrivata leggermente in ritardo alla sua programmazione e tu, era l'ultima scena tua, Ah. dove c'eri tu appunto in macchina, Sì. però non diciamo niente perché chi vuole vedere, leggere il libro e vedere il film non posso svelare niente, però ho visto, ti ho visto una frazione di secondo e poi ti ho rivisto nel trailer. Cattivo, fai la parte del cattivo. Non so perché, ma sempre queste parti, però mi diverto come un matto. No, beh. C'ho questo occhio da matto che se mi metto lì Ma così. anche la barba, cioè, Se mi dovessi togliere la o fai barba, l'eremita. cioè, guarda qua, guarda, sono senza faccia, guarda. Ma sai che tu stai benissimo invece con la barba corta? Perché hai visto la foto di WhatsApp? Di WhatsApp, poi ho riguardato le tue vecchie foto di Facebook. Oh, Sì. grazie. Quindi Stefano Santachiara, perché abbiamo in comune, io, cioè, vabbè, tu hai partecipato nel suo film, no? Come attore, io invece da lettrice, quindi ho letto il libro e ho visto il film. Poi che abbiamo Mirko, che l'ho conosciuto alla radio, Io lui. anch'io in TV. Esatto, Simone esatto. Merini l'ho conosciuto su qualche casting. Io l'ho conosciuto perché fa le imitazioni e quindi in estate ho assistito a varie sue imitazioni. Poi Perché che mi ha? spieghiamo anche cosa fai. Aspetta, però, che prima ci sono i primi saluti da Changiz che si trova a Teheran. Teheran, ciao! Come si pronuncia? Changiz. Changiz. Ciao, No, Changiz. 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 Z. Sono bolognese, non mi viene bene la Z. Ecco la S, Z. Tu hai studiato, hai dizione, io Io no. no, non ho studiato, c'ho la Z e la S non me lo toglierà mai nessuno. Ciao, dov'è che sta Changis? In Iran. In Iran. Dai, devi trovarci a Adesso Bologna. Le cartelline lascio buone. le mezzanotte. Un quarto dovrebbe essere, perché sono 2 ore e mezza in più. Dovrebbe essere mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e un quarto. Fai le ore piccole. Giusto, giusto. Esatto. Vieni in Italia, vieni a Bologna, mangiare i Finché a maniera tortellini. turtlen. E la mortadella. Perché te hai visto nell'esibizione Simone, perché anche tu ogni tanto vai sul palco, mi dicono dalla Sì. regia, no? Sì. A fare. A cantare. No, allora, quando ho finito la scuola, le superiori, in realtà, no, quando ho finito le medie, volevo fare scuola di canto e Ma recitazione. sai, ti freno un secondo. Frenami. Mi è venuto un flash Che flash. per chi ci siamo conosciuti. La Mercury. Oh, Arida. Io non sono amica della Mercury. No! Ma non hai messo un... Vabbè, No,
No, io ho quel flash lì, non lo Sì, ma so. è vero, me l'avevi già detto, ma ti sbagli. La Vabbè, conosco di fregatene. nome, la conosco di nome, ma non l'ho mai vista, neanche di persona, tra l'altro. No, ma forse su una foto. Fregatene. Torna indietro. Ma io e Eri lei su. insieme, è difficile, non No, no, credo. no. Una mia foto. Avevi messo un mi piace a una mia foto, una roba del genere. Niente, riavvolgiamo il nastro perché se io sono convinto così vuol dire che ho dei problemi, mi tingerò di biondo anch'io. Sarei molto curiosa di vederti biondo. Biondo con la Come? barba così però, eh. È un Mamma mia, figaccione, proprio direi. prova, magari prova con una parrucca prima, così puoi sempre tornare indietro. Puoi ripensarci. Vabbè, allora ci provo. Però non lo so, potresti star bene. Dicevi delle Ah, sì, superiori? che no, finita la scuola, volevo fare scuola di canto e recitazione perché mi piaceva, ce l'avevo dentro, no? Ma i miei genitori dicevano non ti porta niente, non è uno studio che sicuramente ti porta niente, per cui mi hanno fatto fare la scuola professionale. E finito gli studi ho iniziato a lavorare. Ma la passione del canto ce l'ho sempre avuta, però non l'ho mai studiato, ok? Quindi facevo come tutte le ragazzine, con la spazzola davanti al microfono, cantava e così. Poi tra l'altro i miei genitori non mi compravano giochi, io non avevo giochi. La mia infanzia io l'ho passata con i 15, sai là l'enciclopedia i 15? Bellissimi, ce Eh? l'hai Con i... ancora? Sì, ce l'ho ancora. L'unica cosa, guarda, ce l'ho davanti a me perché c'ho la libreria. Mi manca il numero 15 e ho due numeri 5. Non so perché. Probabilmente quando ci giocavo con le amiche ci siamo scambiati dei libri, quindi qualcuno deve avere il mio numero 15 e Io ho il suo numero 5. li ho cercati su internet, li ho trovati, costano un culo di soldi. No, allora, lo sai che ci sono anche di queste varie edizioni, ma i mercatini le trovi, non No, io voglio costano. la prima, sempre la prima. La prima, quella degli anni 70, ecco, io c'ho quella. Io Ecco. c'ho quella lì. Prendi l'uniposca, gli metti l'uno davanti al 5 e poi lo metti in posizione alla fine. Sì, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ma fa lo stesso. Tanto guarda, anche questo errore di avere due numeri 5 e che mi manca il 15 fa parte di cioè mi riporta un pomeriggio passato con qualcuno, hai capito? Che ha portato a questo scambio. Quindi va bene lo stesso, anzi mi fa sorridere vedere il numero doppio. E poi tanti dischi, perché i miei avevano un jukebox, avevano un bar, quindi avevano tanti dischi e me li portavano a casa e ce l'ho ancora. Sai la radio, quelle radio che alzavi il coperchio e c'era il giradischi? Sì. Ecco esattamente quello lì. Per cui io ascoltavo dei gran dischi della gran radio e i 15. La mia infanzia è stata quella. Per cui cantavo, 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 cantavo. E diventata adulta, poi ho iniziato a prendere qualche lezione di canto, a esibirmi a fare con le basi, non con le band, perché per me è troppo impegnativo. E quindi matrimoni, feste, qualche locale, battesimi, comunioni. Un po' di tutto, ho fatto un po' di teatro, ho fatto qualcosina anche su qualche palco di teatro. E in una foto che ti ho mandato, che mi hai chiesto, manda delle foto che ti rappresentano, quella dove ho il cappello, no? Di zero, quella lì me l'ha scattata un fotografo al CET di Mogol. Se conosci la tenuta Ciclamini di Mogol? No. Questa qua, esatto, questa foto qua. Allora, E Mogola. dove, no, l'ho vista, allora conosco no, ma l'ho vista in un servizio TV un anno e mezzo fa, Esatto. dove lui riceve anche e si canta lì proprio lì dentro. Esatto. Allora, lui ha questa tenuta meravigliosa, con ristoranti, stanze, un parco meraviglioso, la piscina, eccetera, e ospita il Tour Music Fest, che consiste in 3 giorni di full immersion di musica, no? Dove tu praticamente segui delle lezioni di presenza scenica, dizione, canto, interpretazione. C'è anche Gazzè che insegna composizione, come comporre le canzoni, non Francesco, non Max, il fratello. E poi alla fine, l'ultimo giorno, ti esibisci davanti alla giuria e c'è il fotografo che ti fa le foto. E questa è una di quelle foto che mi ha fatto il fotografo. Io ci sono andata 5-6 volte.
È un'esperienza meravigliosa, un full immersion di canto, di amanti di musica, per cui sei in un contesto unico, perché sei circondato da persone che amano la musica e sei veramente in un posto, tra l'altro, meraviglioso in Liguria. No! Sai che cos'è questa? Aspetta che mi lasci ti tradisco. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Non lo sapevo che avresti anche scovato sta canzone. Ma Questa canzone. io sono tremendo che mentre chiacchiero prendo, cerco. Poi più le cose sono vecchie che vedo su YouTube, 9 anni fa, figata, dico, non se lo Sì, ricorda più che c'è. è vero, questa canzone tra l'altro me l'hanno registrata proprio a. Lì eravamo a Roma, sempre al Tour Music Fest. A Roma, però, perché il primo anno, questa canzone quando è stata nel 2011 o 2012? 2012 forse. E il CET, il Tour Music Fest era ancora a Roma. E questa è stata questa qui è la registrazione che mi hanno fatto a Roma, buona la prima, cioè non è stata elaborata, mi hanno messo davanti al microfono, l'ho cantata, l'hanno registrata e me l'hanno messa nel CD, no? E quindi infatti ho un'addizione da paura, si sente che ero anche molto acerba, però grazie, grazie, mi hai fatto un regalo, non la guardo mai. Ed eri castana. Sì, è vero, non ero castanissima, era un castano chiaro e due ciocche scure di lato, color caffè. Sì. Io sto guardando delle cose che non te lo dico perché sennò poi dopo No, dimmi, dimmi, dimmi. chiudi la diretta, dici Lucio Russo, basta, bannato, ha Cosa stai vinto. guardando? No, no, poi le metto dopo. Oddio, mi fai paura. No, e quindi che canti su un palco da quant'è? Ah, E quali sono i tuoi generi preferiti? Mina? Mina. Ma allora, un po' tutto. Sicuramente io ho una voce molto melodica, molto dolce, quindi il rock mi viene male. Cioè, a parte Because the Night, non riesco a fare molto. Oh no, qualcosina anche di Gianna Nannini, un po' di Graffio lo tiro fuori, ma è troppo dolce la mia voce, la faccio essere Adesso cattive vediamo le richieste dal pubblico aspetta, di là. di là. Cosa, beh, cosa chiedono e poi dopo tu vai e cominci. Ma Perché? figurati, no, così da seduta a freddo, poi tra l'altro Sì, a stasera quante. freddo così, con la voce rotta. E poi dopo io mi sono portato il mio microfono, come puoi vedere. E quindi niente. Aspetta, eh. Non concerto, come si dice, esibizione più lontana e più vicina che hai fatto? Cioè, allora, forse non quelle di karaoke, è vero, quelle le escludiamo perché salire su un palco e cantare a karaoke non è un'esibizione, cioè, se no, ti posso dire da una vita. Che ho cantato magari, aspetta, ah, credo, aspetta, sì, non so se lo consideri proprio palco, però ho iniziato a cantare in un coro. In un coro polifonico e abbiamo cantato, forse questa è la prima esperienza forte a casa di Susie Bledi. Sì, a casa di Susie Bledi con questo gruppo,
con questo coro di Maestro Li Causi. Stato lì, ci sono rimasta, ho cantato con questo coro un paio d'anni. E anche di oh, sembra tutto fatto apposta. Oggi ne parlavo oggi pomeriggio con un mio amico che è venuto giù a trovarmi da Saronno. Sì? Parlavamo di Vito, di Susy Blede e Maurizio Rovere. Davvero? Coincidenza, Sembra, coincidenza. Sì, 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 sì. È delle volte sembra fatto apposta. vero. Direi che... E poi dopo, boh, forse ho iniziato, è difficile ricordarsi. Poi con qualche compagno... Aspetta, fammi pensare. No, dopo ho iniziato in un gruppo. Il gruppo 8 marzo di Calderara, anche questa è stata una bellissima esperienza. Gruppo 8 marzo di Calderara, che è un gruppo di donne che fa esibizioni, raccoglie dei fondi e dà tutto in beneficenza. E anche lì è stata una bella scommessa, è stata cioè, una bella esperienza, anche perché trattavamo, cioè praticamente i nostri spettacoli erano recitati e cantati. Ovviamente io facevo più la parte cantata che recitata. Si trattava un argomento e le canzoni che cantavamo, io e un'altra cantante, dovevano essere a tema appunto con l'argomento che trattava lo spettacolo. Il primo spettacolo fu sul voto alle donne, sul primo voto delle donne. Cosa stai per far vedere? Ho paura. No, dai! Attenzione, attenzione, io Ma trovo di tutto, veramente! però non faccio vedere niente perché ho solo visto la foto, basta, Che non... ci bello! No, sono rifammi le vedere. sdoure Sì, e tutte le mie là. amiche di Calderara che gli voglio tutti bene. Guarda, ancora siamo ancora in contatto e ci sentiamo e ci vediamo ancora con qualcuno. E quindi sì, è stato bello, per esempio, no? Quello spettacolo dell'8 marzo, per esempio, ho dovuto cantare Nilla Pizzi, Grazie dei Fiori, e non è stato facilissimo, perché cantare come lei l'ho dovuta studiare un bel po', però alla fine ce l'ho fatta, è stata bella, Mia Martini, anche, c'è nel mio repertorio, quindi se prima mi dicevi le cantanti che amo di più cantare, sono sicuramente Mia Martini, poi delle moderne, magari Nina Zilli, anche lei mi piace molto. Ma canto un po' di tutto, difficile. No, la punta della cosa stai cercando? Perché io sto parlando, ma vedo che tu stai guardando in giro. Allora facciamo così, dai. Oh, grazie, perché questa? Con Mirko. Sei tremendo, Lucio. Mi eravamo al teatro di Calderara. Adesso io sfido anche YouTube che mi blocca sempre i video, voglio vedere se mi blocca i video. Blocca i video. Sai che l'ho cantata un pezzettino anche con Gianni Morandi? Grazie che vai per la tua strada piena di sassi. Grazie Sei tremendo. anche lontano, tendo la mano e dopo la tua. Io come te, vivo confusa, amorosa, non chiedo più grazie perché mi hai fatto sentire che posso più volare senza di te. Io mi riposo La lasci tutta. dentro i tuoi Non so quanto dire, aspetta. Io con gli occhi
Quando è che l'ho messo questo post? Cioè, quando l'ho messa su YouTube? Questa qui... Almeno 6 anni fa? 7? 8? 8 anni. E lì avevo cantato, non metterla, in acustico, ancora. No. Poi, che sì, c'è anche quella. Sì, questa qui con Mirko. Altro. Cosa stai cercando? No, è che si vede che lo schermo diventa grigio perché divento più scuro, no, in faccia. Ma no, allora, sei un po' al buio. Aspetta che... Oh, adesso ti si vede meglio. Perché c'è il bianco, però se vuoi posso... Aumento. Cambio il colore, aspetta. Così è tendente a blu. Così è arancio. Così è arancione scuro. Così è rosso. Facciamo le luci rosse. Aspetta. Questa è luce soffusa, ecco. Così è. Io ho quasi le luci a Barbara D'Urso. Guarda qua. Aspetta. Basta. È che non ci vedo più una mazza. Se... No, stai resta... così che stai bene. Ecco, così è rossa. Quindi ecco, luci rosse con Lara Turra. A luci rosse con Lucio Rosso. E ascolta una roba. Sì. E quante volte vai a fare queste esibizioni? Oddio, adesso l'ultima cosa che ho fatto è stata... Sei riuscita a ricominciare dopo il... No, anche perché adesso sono molto molto presa dalla mia cagnolina che sta male. Ho una cagnolina che è malata di cuore, quindi... Finché c'è lei, siccome è già malata da un anno e non sappiamo quanto ancora potrà sopravvivere, diciamo le cose come stanno, perché è molto grave, non prendo impegni, sono veramente dedicata completamente a lei. Mi permetto qualche cena o qualche pranzo ogni tanto, però non... Amore... Questo è Snoopy. Questo Difatti, è Snoopy. Nel post di un'ora fa che avevo scritto Amori, non sono quelli con tanto pelo. Tantissimo pelo. Snoopy l'abbiamo adottato dalla Sardegna a gennaio dell'anno scorso. Quindi era già adulto, è morto il suo padrone con cui viveva. È rimasto solo, una signora che era la badante di questo signore l'ha messo in un rifugio, quindi per fortuna non è andato in canile, è andato in un rifugio, e poi era in cerca di adozione. Dopo 8 mesi che io vedevo continuamente il post su Facebook di questo cagnolone che cercava un'adozione, l'ho contattata e gli ho chiesto, ma se lo prendessi io? Allora ho detto sì, senza pensarci tanto, è stata carinissima, si è fatta il viaggio da Cagliari, ha preso la nave, è venuta a Civitavecchia e io sono con mio marito, siamo andati a prendere a Civitavecchia Snoopy. Lei è venuta con noi, lei e sua figlia, hanno dormito con noi una notte e poi il giorno dopo sono ripartiti. È stato, ed è fantastico, eh. È stato un bel inserimento, no? Non ci speravo, ci speravo, ma non ero così convinta. Lui è più grande, adesso non è un gigante, ma è 25 kg. E avevamo già altri 2 cani di 12 kg, no? Esatto, le mie bimbe. Quella piccolina, vedi quella che è in basso? È quella, è Nina, ed è lei che è malata. Quell'altra, quella che è sopra la panchina, è Viola, e anche lei l'abbiamo adottata da Cagliari. Sì, era giugno e ho visto questo muso, mi sono innamorata, ho chiamato la volontaria e gli ho detto che io il mese dopo sarei andata in Sardegna in ferie, per cui se non trovava nessuno nel frattempo a cui darle in adozione, cioè se trovava qualcuno
di farla adottare, anche perché comunque era in canile, quindi non era sicuramente anche un giorno in più, se si può, è meglio evitarlo, insomma. Esatto. Non ha trovato nessuno, e quando io sono andata in ferie in Sardegna, io ero in provincia di Oristano e andavo a Cagliari, sono andata a trovarla 2 o 3 volte e la 4ª volta l'abbiamo portata a casa. Quindi abbiamo fatto una affiancamento. Questo legame con la Sardegna, che non si sa come mai, poi me lo spiegherai anche adesso a livello di cane, perché mi hai detto una cosa ieri, che è quello o l'altro della R, per una R in più o una R in meno, cioè, quindi c'è un legame proprio con la Sardegna. Beh, allora, mia mamma era sarda, quindi mia mamma era della Sardegna, e il mio cognome, che è Turra, in realtà avrebbe una R, Turra sembra sardo, però in realtà non... questa era una serata... Non distratti. No, ok. Turra, ho 2 R, ma per sbaglio è l'anagrafe di mio papà, perché mio nonno aveva una R, quando appunto è nato mio papà, gli hanno sbagliato all'anagrafe, quindi ho 2 R, che in sardo vorrebbe dire mestolo. Mestolo, mi chiamo Mestolo. Cioè, se ti fai un nome d'arte, Lara Mestolo. Carino. Lara Mestolo. Aspetta che cerco come si dice mestolo in inglese. Traduttore. Mestolo. Allora, mestolo si dice ladle. No. Cioè, Lidl. Lara Lidl. La L-A, Ladle. Ah, Ladle. Ma sì, ormai, tanto mi piace. Però anche Turra. Tipo Lady Ladle, Lady Mestolo. Lady Mestolo. Cos'è che ci sono? Chang dice, ci sono solo io con voi? No. In realtà no, però non scrivono gli altri, io li invito a scrivere, però qua sono sempre molto timidi così. Chi vedi? Perché io non vedo nessuno. Cioè, no, ci sono dei numeri, però purtroppo non so chi è collegato, poi dopo i numeri cambiano ricorrentemente, no? Quindi non sai se... Ah, ok. E Changith adesso la prossima, lui ne ha già fatte 2 di chiacchierate, no? No, davvero? E io non ne ho vista neanche una. Ma una? La si può fare a 3 anche? Sì, sì, si può fare. Facciamo la 3 con Changith. Changith. No. Prova a dire? Changith. Ecco. L'ho detto bene? Sì, sì. Perché no, io e Changith ci siamo conosciuti su Clubhouse, quel social che ti dicevo ieri, che ti ho inviato l'invito, e ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Nessuno le fa come me. Adesso dopo le mando, a fine chiacchierata gli mando il link, così ti saluta in diretta, però, perché volevo farti sentire una cosa che lui ha provato ieri. E lui dice, ma io sono un dilettante in musica persiana. È una figata. Cioè, ci sono quelle 2 bacchettine tipo lo xilofono, no? Sì. Così, ha fatto una diretta, una breve diretta Instagram che suonava. Ma è bellissimo. E in più fa il fotografo, l'insegnante di italiano, fa una marea di roba. Ma dai, quindi qua è allora, ho io una domanda per lui. È difficile insegnare? È difficile l'italiano da insegnare? Glielo riesci? Aspetta un attimo, perché lo so, ho sempre pensato che l'italiano fosse abbastanza complicato, però non vorrei sbagliare. Che una delle dirette famose, aspetta che qua devo collegarmi, devo far mettere il QR code, una delle dirette l'ha fatta dall'esterno,
di Teheran facendo vedere tutta la città. Ah, non è difficile da insegnare, non è complicato. Pensavo che la grammatica, i tempi, presente, tempo remoto, passato remoto, insomma. Vediamo. Dipende sempre da chi vuole imparare. È vero, è vero. Io ho fatto un piccolo corso di arabo, poco. Cioè, difficile l'arabo. Ho imparato l'alfabeto. Perché ridi? Lo No, no. facevo una decima e ci sono andata. Ho Io zero, io fatto due come dice sessioni. Changi, dipende se vuoi imparare. Io gliel'ho data su un po' di tempo fa, sono. Beh, io avevo un buco da riempire e non avevo niente da. Che faccia hai messo? Triste? Perché hai messo la faccia triste? Non lo so. Perché hai messo la faccia triste? Può darsi che Per l'arabo? Perché ho studiato l'arabo? No, ho studiato, poi ho fatto. no. Ah, è bellissimo! A parte che è bellissimo anche imparare a scrivere da sinistra a Se riesci destra. a accendere il cellulare, Changi sotto, ho mandato il link. Ah sì, Arabo, beh, l'arabo non è il persiano. vabbè, non sto mica dicendo, lo so, no, parlavamo di lingue, non ho detto che, No, no. no, Te pensa che no, io una volta sono andato a guardare una commedia teatrale in lingua persiana sovrattitolata in inglese. no, Cioè, vabbè. non c'erano sottotitoli, c'era uno schermo sopra e andavano ste righe che non riuscivo a leggere le prime due parole che era già passato tutto il resto, no? E in più Bravo Lucio. lo Che fotografavo. Adesso vediamo se era un accende. film? Era un film? Ah. No, era una commedia teatrale a San Lazzaro. Adesso vediamo se Changi accende il cellulare perché adesso a Teheran è un casino, ci diceva, perché tolgono la luce ogni 2 volte al giorno, per 2 ore la tolgono. E quindi non gli funzionano i computer, niente, il cellulare finché non viene ricaricato va e dopo ciccia. Questo perché? Sono stato. Comunque, Ma il prossimo corso che farò è quello di bolognese. Non sto scherzando. C'è San Giovanni, me l'ha parlato una mia amica, di un bravissimo insegnante di bolognese. Siccome io sì. non lo so, perché mia mamma era sarda, mio papà era ferrarese, quindi tra di loro ovviamente non parlavano bolognese. E quindi non l'ho imparato, ma mi piacerebbe impararlo. So che non è facile, Sai anche il cos'è? bolognese. Troppo ha le vocali troppo aperte rispetto a cento e limitrofi, no? Noi ce le abbiamo un po' più chiuse. Tu sei nativo di Cento, io sono nativo di Bologna, io sono nata a Bologna, Alvabang, in Alvabang. imbastardita di brutto, perché mia mamma era sarda. Benissimo. Benessum, Benissimo. quindi Benessum. Ascolta una roba, esibizioni le fate solo in Italia o anche fuori? No, sono in Italia, mo, magari, sono mica internazionale, Dai, faccio dai. seratine e poi mi fermerò anche ormai. No, Cioè, no. comincio ad avere una certa età, ho quasi 48 anni. Dove? Anagraficamente No, parlando? ce li ho. Muovala. Eh sì, sono del 73. Ci crede Ah, nessuno. eh sì. Ne farò, ti ringrazio, farò, non so, ancora qualcosa. A me piace molto adesso fare più le feste private che andare nei locali. Le feste private mi diverto. Infatti, matrimoni, così mi diverto. All'estero, magari. Cosa stai cincischiando? Eccolo! Ciao! Eccomi, ciao. Ciao! Dalle tenebre di Teheran. Ma allora, Guarda che sì, ti ha vedo, scritto il strano, mi nome, vedo. come si pronuncia? Hai visto Lara?
Aspetta, che non c'ho, devo mettere gli occhiali, dove li ho messi? Aspetta, dove? Si dice Chiang-Giz. Chiangis. Giusto? Esatto, ma sì, vabbè, non Chia, Changis. Changis, Changis. Ma dai, è la Chang. prima lezione a uno, eh? Prima lezione di italiano spiegata a una bolognese da parte di un persiano. Ma allora no, dai, dimmi, rispondimi a questa domanda. È difficile l'italiano da insegnare? No, no, dicevo, sempre dipende da chi vuole imparare, perché da insegnare, vabbè, forse per certe cose, sai dove si trova la difficoltà? È quando, tu cerchi di spiegare un qualcosa che fa parte delle sfumature linguistiche di quell'altra lingua, no? E devi spiegare questa cosa nella tua lingua, cioè in questo caso io devo spiegare quelle sfumature dell'italiano, no? In persiano, ma quelle sfumature esistono solo in italiano. Allora lì che è complicato come spiegare e far arrivare il senso a quell'altra persona, no? Che quella sfumatura linguistica cosa vorrebbe dire? Ho capito, ho capito. Hai capito? Noi E sì, lì ci abbiamo sono delle tanti modi complicazioni, di dire. però se vai avanti secondo il libro, perché il libro di riferimento come per l'italiano adesso è espresso, nuovo espresso, in quattro livelli, no? Vabbè, in sei livelli, comunque in quattro va di più. Sì, se vai avanti così, dal libro, vabbè, delle difficoltà ce ne sono poche. Invece, se vuoi spiegare per bene, entrare un po' nel vivo del discorso, lì si trovano delle difficoltà. Magari uno dice, vabbè, che cosa vorrebbe dire, no? Questa cosa qua, e lì stai giù a spiegare, 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 alla fine, vabbè, lascia perdere. Alla fine, io dico a chi sta imparando, dico, ok, lascia stare, un giorno andrai in Italia e imparerai. Io Ma non c'ho voglia tu di sei venuto in spiegartelo. Italia? Tu hai vissuto in Italia? Sì, Manca troppo, guarda. perché guarda, Beh, lo parli veramente bene l'italiano, grazie. Io ho fatto due tesi di laurea in italiano, se vuoi. eh? Ah, vedi. Ma perché anche troppo? Ma dove eri? Dove eri in Italia? Allora, se si sente un pochino, forse poco, ma a Venezia per ben 7-8 anni, poi da lì mi sono trasferito a Urbino. Eravamo vicini comunque. Davvero. E Però adesso non. invece preferisce l'umidità di Teheran a quella della Vabbè, ma pianura padana. l'esperienza ti è piaciuta, però, o anche troppo, era proprio perché esperienza negativa. Quando hai No, detto no, ci sono no, stato anche quella era troppo. così, l'ho detto così, giusto, scherzavo. Ma altro che, certo, io ogni Ok. tanto forse gli amici mi dicono sei esagerato, però io considero, per certi versi, considero l'Italia il mio primo paese, addirittura, non il secondo, perché ero giovanissimo e ho passato, Ecco, diciamo. perché un altro anziano, no? Come te, Lara, un altro anziano, lui. Vabbè, insomma. I quanti praticamente sono cresciuto in Italia, diciamo così, da tutti i punti di vista, culturalmente, la vita sociale, tutto. E comunque sei anche andato in una bella città, perché Venezia. Come ti sei trovata a Venezia? Entrambe le città direi, però dove ho lasciato il mio cuore è stato Urbino, non Venezia. Ok. Vabbè, hai avuto le tue motivazioni per lasciarci il cuore, voglio dire. Non È ben diversa la città, è ben diversa, è tutto un altro mondo, Urbino, lascia perdere. Venezia, va bene, per carità, Venezia è sempre Venezia, rimane Venezia, è quella che è, insomma, no? Però lì poi ho fatto una scuola molto particolare, ce la tiriamo ancora. Chi fa quella scuola se la tira per sempre, in tutta la vita. E io continuo a farlo, ben orgoglioso di Mi quello. fa Così. piacere. Ma quindi adesso tu dov'è che insegni l'italiano? In Sì. una scuola che di che livello?
Che scuola? No, io collaboro con un sito, insegno online comunque, no? Collaboro con un sito e con un istituto per adesso. Non ho capito. Avevo capito in una scuola. Lucio, tu stai zitto adesso. Sto guardando chi fa meglio la bocca a culo di gallina. Adesso ci proverà anche. Ci proviamo? Ci dobbiamo provare. Fa dei giochini con noi, guarda qua. Perché c'è questa prova qua. Che c'è un motivo. Fa. Se devo andare fino in Iran, se vince Changiz è un casino. chi la fa meglio? No, aspetta, perché quando Lucio mi ha detto manda delle foto che ti rappresentano, io mi sono ricordata di questa foto dove io provavo a fare la bocca a culo di gallina. E allora, e questi sono i miei tentativi, no? Cosa stai facendo, Lucio? Ho capito, però c'è solo un tentativo riuscito, mi sa, tra le sei foto. Qual è? C'è solo un tentativo riuscito, è quello in mezzo sulla destra. Forse quella sulla sinistra, dai. E il resto, mi sa, che ha poco a che fare con la gallina, diciamo, dai. No, sì, no, ma allora, quella dove ho la lingua è perché mi stavo stufando anche di provarci, quindi... Io pensavo che fosse, pensavo che fosse quella lì la migliore. Da culo di gallina siamo passati alle boccacce un po' così, no? Sì, ma c'è, sì, perché una mia amica mi ha detto che spinge... Cioè, devi mettere la lingua sotto il labbro superiore. Devi provare anche tu. Ma è così. Ma dov'è che la metti la lingua? Eh? Dov'è che la metti la lingua? Ma chi ha detto che deve essere lì la lingua? Scusami. Ma non lo so, una mia amica mi ha detto che... per bene il culo delle galline. Bene, sì, cari ascoltatori. Studiare il culo della gallina dicendo dai gallina. Cari ascoltatori di oggi e di domani, le galline hanno la lingua dentro al sedere. Ecco, esatto, cioè, la lingua dentro, o al momento non so, magari lì che stava guardando con la lente di ingrandimento per vedere come esce fuori. Stiamo degenerando. Ma dai, con la lingua. Anche per te. Sì. Siamo già a 48 minuti, Lara, e andiamo verso la chiusura tra un po', perché io qui sto, non so te che col condizionatore... Io ho il condizionatore. Benissimo, io ho il braccio che sta gocciolando, non lo so, Changiz secondo me si scioglie lì tra un po'. O si sta bene? Esatto, quanti ancora sono, quanti gradi non ci ho sono condizionatore, da te? Io sono condizionato. Io sono dal condizionato. Caldo, quanti gradi ci sono ora? Da te? Per adesso, proprio adesso? Adesso? Beh, in genere, sì, la giornata di oggi, tocchi da 30 e 40. Ci è frizzato che sta guardando il... Dove è andato? No. Vabbè, in giornata siamo andati... adesso 20. Dove siete? Mi vedete? Sì, ora ti vediamo, è risparito però. Ci siamo. Ora 29 gradi. Ora 29 gradi, 29 gradi. Ma okay. Caldo, sì, è caldo. Più o meno come noi allora. Però quant'è? L'una di notte? Adesso l'una. Sì, l'una meno 5. Da noi sono le 10:20, le 22:23 più o meno. Adesso sì, Lara, ormai come funziona la luce qui, mi tocca lavorare quest'ora. Vabbè. Mi dispiace, bel disagio. Io vi lascio, ho rubato... vabbè. No, ma ti abbiamo invitato noi, invece grazie. No. Grazie. Adesso Lara si iscriverà a un corso online con Changiz di Persiano. Di Persiano, fantastico. Non ho mai provato.
Il contrario non l'ho mai fatto, vedere, cioè insegnare persiano utilizzando l'italiano, sarebbe interessante, cioè sono curioso. Davvero, davvero. Perché non ti è capitato qui in Italia? Non c'era nessuno che... Cioè, perché allora... nessun italiano si è fatto avanti per imparare persiano, è per quello. Io, ci sono io, Dokhtari Koshkel, Dokhtari Koshkel. Eccolo, e lui impara quello che interessa, insomma. Cioè, traduci no, cos'è? Perché ho chiesto io una cosa e allora Changiz mi ha dato una mano, però non è che mi ha detto... C'è anche, scusi, vorrei ordinare una pizza con doppia mozzarella. No, niente. Io gli ho chiesto una cosa, basta. Però adesso prossimamente mi dirai come si fa un'ordinazione di un caffè, perché io voglio venire. L'ultima volta Lara, lui è andato in giro per Teheran e mi ha fatto vedere tutto il centro, una parte del centro, dove ci sono tutti i caffè, le caffetterie, no? Sì? E sono delle figate, sono delle cose di arte sì. Estrema, cioè, perché noi pensiamo in un certo modo l'Iran e invece è tutt'altro. Sì, io non, tu pensiamo in un modo, in che modo secondo te? In base te? A quello che vediamo nella televisione. No, guarda... sì, veramente, forse probabilmente molte persone ragionano così. Io mi dissocio. Io mi dissocio. Io da ottobre che ho la TV rotta, ma non la vedo più. Davvero? Quindi domani non vedi l'Italia? No. La partita di calcio? No, domani no, sarò a Ravenna domani sera. A fare cosa? Un videoclip di un cantante italiano. Tu partecipi al videoclip? Oh là là. Di chi? Di chi? Non si può dire. Non puoi dirlo? Di un cantante italiano a Ravenna. Però se ci prendiamo non ci puoi confermare. Esatto. Ah, mannaggia. E che, vabbè, che ruolo hai in questo non video? Lo so. Non so niente, vado là e si vedrà. Che bello, Lucio, che bello, come ti invidio. Intanto, posso venire anch'io? Puoi andare a vedere... 2 anni fa ho fatto il videoclip di Guccini e facevo il barbone su una panchina. No, ah, certo, il titolo della canzone? L'avvelenata. L'avvelenata, aspetta che me lo segno. Dopo lo ti, giro il link. Ti giro il link. Dai, dopo. girami il link. Beh, la barba ti ha aiutato, eh. Intanto adesso Lara ti do, che ci avviciniamo verso la chiusura, ti do 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi. Intanto che Changiz smanetta lì col computer. 2 minuti di tempo per dire quello che voglio, parlando da sola? Certo. Io no, non amo parlare da sola. Comincia. Però, allora, oggi è il 5 luglio ed è stato bello chiacchierare con te, è stato bello chiacchierare con Changiz. Spero di aver detto bene il nome. Grande! Giusto. Grazie. Spero, Lucio, visto che abitiamo anche vicino, magari un giorno ci incontriamo anche di persona. E poi vorrei ricordare, visto che oggi purtroppo se n'è andata anche Raffaella Carrà, che è stata... un'icona, no? Dell'Italia, quindi abbiamo riso, abbiamo scherzato, però secondo me abbiamo, almeno io sai quante volte ho cantato le sue canzoni alle feste per divertirci, quindi insomma è giusto nominarla, ecco, non ti voglio dire, non voglio rovinare l'atmosfera di questa sera, però nominarla e ricordarla in questa registrazione che rimarrà, no? E che ogni tanto ci potremo riguardarla e ricordarla. Quindi grazie per questi 2 minuti, così ho ricordato la nostra mitica Raffa. E poi cosa posso dirti ancora? Perché non sono abituata a parlare da sola, non parlo mai da sola, penso, ma non parlo mai da sola. Dammi una mano. No. Cosa stai scrivendo, Changiz? Devo scrivere delle cose perché sto lavorando
come posso dire, un po' sto pubblicando la cosa che succederà, diciamo, questo ottobre, perché sono tra i finalisti della Biennale di Firenze. E quindi lavoro su quella cosa lì. Con una foto? Con, in realtà sono cinque scatti, una serie, sono cinque scatti che compongono un unico lavoro. Si chiama La musica senza suono. È sul tema dell'interpretazione della donna, diciamo, perché è la mia ricerca, comunque l'identità femminile. Vai a vedere la diretta, la prima diretta fatta con Changis. E come la trovo? Su YouTube. Sì, ma hai un numero, visto che sono tutte numerate. Mandami il link, sì, perché sennò è come cercare un ago in un pagliaio con le tue... Allora, intanto che mi racconti quali progetti hai da domani fino all'ultimo dell'anno, io faccio partire questa cosa qua. Oh! Però non si sente niente. No, l'ho tolto. Ah, l'hai fatta apposta. No, queste qui sono le mie stramiche di infanzia. Questa è Carmen. E qui siamo a casa mia, qui a Decima, durante le nostre... Questo è Carlo, un cagnolino che avevo. E noi tre. Valeria, quella di sinistra, siamo cresciute insieme, proprio di rimpettaie a Casteldebole. Nostro amico, grazie. Ah, allora, i miei progetti da qui all'anno prossimo, hai detto? Sì. Io non ne ho, non faccio progetti. Non ho, allora vabbè, allora lavorerò in smart working ancora fino al 31 dicembre e poi vediamo. Vediamo, adesso cioè, è difficile fare dei progetti con la pandemia e con tutto, non ne ho, quando torneremo alla normalità, che bello, qui siamo a casa mia che cantiamo. Andrai, quando, adesso veramente, una volta quando andrai a fare un'esibizione, mi raccomando, ti devi presentare come Lady Ladle. Guarda che cretine. Come suona Changis, Lady Ladle? Sadi è una figata. Stavo ascoltando prima quando dicevate, cioè non è male, dai. Detto in italiano veramente ti smonta tutto. Mr. Brown, il signor Marrone, Lady Ladle, la signora Mestolo, no? È una figata. No, in italiano, pensa che anche in italiano già è turra e in sardo è Mestolo. Quella lì era una bistecca, non è la mia lingua. Questa qui è una foto che ci siamo fatte, riflesso alla finestra, che faceva da specchio. Ma che bello, anche questo video non lo vedevo mai, Lucio. L'ho pubblicato tanti anni fa. Le cose online e poi dopo le... ci si dimentica. Anche qui, vedi, avevo i capelli scuri ai lati. È quel periodo, infatti, è quel periodo di ancora, di quel video a Roma. Vedi il caschetto, dai, alla fine sono sempre stata bionda, un po', a volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma... Io invece sai che sono curiosa di sapere di chi è sto cantante che deve fare il videoclip? Mi dispiace, lo vedrai tra qualche tempo. Ma secondo me neanche tanto. Però puoi dire almeno... No, Gianni Morandi l'ha già fatto con l'Allegria. Non si può... No, vabbè, dimmi solo se è italiano. Sì, italiano. Domani mattina Giovanni. Mi alzo e... E mi preparo per lavorare. Cosa vuoi che fa? Domani mi alzo, do le medicine alla cagnolina... E poi mi preparo per lavorare, per le mie webcam, faccio le attivazioni per lo speed. Bene, vuoi un'attivazione per lo speed, Changis? Ti serve lo speed? Ma lui non è italiano. Così?
No, si rilascia solo agli italiani, Fa lo residenti stesso. all'estero, ma italiani. È italianissimo, più di qualche italiano. I documenti devono essere italiani, capito? La carta d'identità. Li Li troviamo. troviamo. I documenti. Che Ma casino. alla fine, scusa Lucio, le tue dirette quanto durano di solito? Fin quando non siamo stanchi. Ah, cioè no, perché hai detto da un quarto d'ora, dico noi è un'ora, Un ma è quarto d'ora in normale. più. No, comunque dai, adesso sono già alle 22:34 e 41 secondi. Ti ringrazio, Lara. No, grazie a te. Grazie perché mi ha fatto piacere chiacchierare con te, mi ha fatto piacere conoscere Changis. Che in italiano si dice? Changis. No. Che bello che la pronuncia però, adesso. Vabbè. Vero? Dà soddisfazione quando senti pronunciare meglio. Sai, per Eh esempio, a me, sì, Lara, non in solo la quanti mi chiamano. soddisfazione, emoziona. Che bello. A me, per Laura, molti mi chiamano Laura, si sbagliano. Lara, oh, non è difficile, però. Quindi capisco. Poi Dimmi. ci ritroviamo tra qualche mese, se vorrai, che mi racconterai cosa hai fatto quest'estate. Magari sei riuscita a ricominciare ad andare a qualche festa, a qualche evento. Per cantare, so già di no. Ti ripeto, finché c'è la mia cagnolina, la mia priorità è solo lei. Speriamo che riprendi il più tardi possibile. Sì, non, perché tanto guarda, un mese più, un mese meno, non mi interessa. Lei ora ha bisogno, per cui, no, perché è veramente impegnativa, tra punture, medicine, terapie, eccetera, per cui non la lasciamo mai da sola, io e mio marito ci alterniamo per stare sempre con lei. Quindi non mi va neanche di prendere, montare tutto, andare a cantare. No, con calma, dopo, con calma. C'è tempo. Sì, tanto sto bene, tanto io sto a casa con la mia famiglia, sto bene, vedo i miei amici quando capita, non mi manca niente. Va bene, allora ci organizziamo per una pizza da Ciro. Da Ciro, che non ci sono mai andata, pensa, vieni tu da Cento, a decima e mi porti da Ciro. Volentieri. È come andare a Teheran e mi porto in un posto italiano, Changi. Ci Sono sì, ristoranti porta a mangiare italiani? la pizza, guarda. Ci sono ristoranti. Guarda, si conosce solo il ristorante italiano, ovunque, ovunque. Davvero, beh, bello però. Ma è fatta bene? Madonna, guarda, Tu c'è che la l'hai anche gente va assaggiata? matta per la pasta, fanno della pizza abbastanza buona, direi. C'è una pizzeria ad asporto, no, che si chiama Bono, perché loro non sapevano come esattamente si dice, è buono, l'hanno scritto Bono. Beh, si dice anche buona, buono. È un po' romanesco, no? È buono. Bono. Va bene. È romanesco, vero? Non ho detto una boiata. No, no. Si dice buono in Certo. romanesco. Ah, ok. Va bene, allora grazie. Buona Grazie. serata. Ok, Buona grazie a voi serata. ragazzi. Anch'io vi saluto che va a scatti. Io ormai quasi quasi non sento più. Buonanotte. Ciao. Ciao Lucio. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao. Ciao, buonanotte. Ti giro il link, tra un po'. Girami il link. Ciao. Ok, ciao.